was wondering about your mama. Beh, la Sampdoria per me ha rappresentato il punto più alto della mia carriera, perché ha coinciso con i sogni di una vita, quindi giocare in Europa, addirittura ai preliminari di Champions League, e ha fatto sì che potessi raggiungere con le prestazioni della squadra e mie personali anche la nazionale. Quindi penso l'apice della mia carriera di averlo raggiunto proprio nei miei anni alla Sampdoria. Ma la trattativa per arrivare a Genova è stata particolare, nel senso che io a febbraio avevo praticamente trovato l'accordo con l'Atalanta. Poi in un attimo è arrivata la Sampdoria. È arrivata una proposta sicuramente inferiore rispetto anche alla durata dell'Atalanta, però a me il fascino della Sampdoria, io sono stato a Terni con Paolo Borea e lui mi parlava sempre della Sampdoria, di com'è l'ambiente Sampdoria e così, e io quel giorno mi ho detto io prima o poi giocherò alla Sampdoria, e quando è capitata quell'occasione non me lo sono fatta sfuggire. Sono arrivato nell'estate del 2007, che la cosa più bella è che coincideva con la nascita di mio figlio, nel senso che io sono arrivato, iniziava tutto il 4 luglio perché avevamo l'Intertoto, e il 7 luglio è nato mio figlio, quindi avevamo fatto 3 giorni a Genova per i test e così, e quindi la mia avventura è iniziata così, è iniziata nel migliore dei modi, e penso che ho vissuto questi 4 anni bellissimi, veramente fantastici per me. È stata un'occasione importante per la mia vita, come ho detto prima, è stato l'apice della mia carriera. Il mio esordio nella partita ufficiale con la Sampdoria è stato con il gol a Cerno Morvarna, quindi è un bellissimo ricordo. Addirittura mi si era girata la caviglia, avevo un dolore pazzesco alla caviglia, e il mister mi diceva: tieni fino alla fine del primo tempo, poi vediamo, se sei gonfiata tanto ti sostituisco. E poco prima della fine del primo tempo avevo fatto gol, quindi anche quello era tutta una magia per me. Quell'anno è stato veramente bellissimo. Ma mister Mazzarri per me è stato importantissimo, nel senso che mi ha dato grande fiducia. Nei 2 anni ho giocato tanto e abbiamo giocato secondo me un ottimo calcio, abbiamo raggiunto il secondo anno la finale di Coppa Italia, quindi anche lì abbiamo creato un gruppo solido che poi è servito probabilmente anche a raggiungere obiettivi negli anni successivi. Allora, stagione 2009-2010 e parte per me un po' così, nel senso che vincemmo 6-1, 7-1 contro il Lecce in Coppa. Poi la prima di campionato io ero squalificato perché ero stato ammonito a Catania l'ultima giornata, e quindi ero squalificato. Quindi siamo partiti con una vittoria e successivamente abbiamo continuato a vincere, quindi mister Del Neri aveva dato continuità alla squadra che stava vincendo. Poi uno stop a Firenze, da lì sono stato rimesso in squadra alla 5ª giornata contro l'Inter, e vincemmo contro l'Inter, quindi eravamo primi a 15 punti, quindi una cavalcata, era già partita forte. Poi sicuramente abbiamo avuto dei problemini, abbiamo avuto anche qualche infortunio, addirittura io a un certo punto avevo giocato terzino destro perché eravamo un po' in difficoltà. E poi niente, come capita tante volte, un risultato ti cambia la stagione, e da lì abbiamo preso consapevolezza, forza di gruppo, di squadra e di quello che voleva l'allenatore, e siamo andati a fare questa magnifica cavalcata. Ci sentivamo imbattibili, quando entravamo in campo sapevamo che eravamo più forti degli altri, ma anche se avevamo davanti l'Inter, il Milan, la Roma, noi sapevamo di essere più forti in quel momento, forti di testa, perché sapevamo in campo quello che potevamo fare, e quella secondo me è stata la nostra forza, non avevamo paura di nessuno. Io sono arrivato dopo alla festa perché avevo il doping e nonostante era passato tanto tempo dalla fine della partita, non so se era l'adrenalina o cosa, non riuscivo a fare velocemente quello che andava fatto, e quindi mi sono trovato ad arrivare al pullman scoperto un po' in ritardo. Però è stata una serata bellissima, cioè io non mi sarei mai immaginato di vedere così tanta gente là per noi, sulla strada per noi, e quindi è stata la cosa più bella che mi potesse capitare. La mia ultima stagione è coincisa con
quella brutta retrocessione che nessuno di noi si aspettava. Siamo partiti con il preliminare, secondo me potevamo passare, nel senso che se alla fine non fosse successo a pochi minuti dalla fine quel gol che ci ha portato ai supplementari, avremmo raggiunto un obiettivo importante e quello ci avrebbe dato sicuramente più fiducia. Siamo partiti bene in campionato perché come cavalcata era sulla media dell'anno precedente, quindi stavamo disputando un buon campionato. Poi purtroppo è successo il problema di Antonio col presidente, è successo che è stato ceduto Pazzini, e quando perdi due giocatori importanti e non vengono magari rimpiazzati con giocatori che magari per quanto riguardava il futuro erano giocatori importanti, ma nell'immediato non potevano prendere il posto di due campioni come Pazzini e Cassano, ed è stato difficile. Poi noi pensavamo ogni partita di essere superiori agli altri e magari non dico che avevamo perso un po' l'umiltà, però pensavamo di venirne fuori facilmente. Secondo me poi le scelte della società riguardo all'allenatore non sono state, secondo me, azzeccate, e quindi ci siamo trovati in una situazione dove in campo provavi a fare quello che era il massimo, ma non ci riuscivi perché durante la settimana lavoravi in un modo che una squadra non è abituata a lavorare quando un allenatore ha le sue idee e quando ha la sua identità. Quindi quando non sei squadra il problema è che rischi di non trovare i risultati e quindi col tempo di sfaldarsi, e quello è stato il risultato. Allora, io a Genova ho tantissimi amici e la cosa più bella è quando torno, quando incontro la gente, quando incontro i tifosi della Sampdoria, il rapporto che si è creato con loro. Quindi c'è grande stima da entrambe le parti. Il mio unico rammarico è essere andato via e non aver regalato a questa gente quello che si meritava. È essere andato via in un momento difficile e essere magari diciamo dipinto come quello che lasciava la barca mentre stava affondando. Ma il mio desiderio e la mia voglia non era sicuramente quella, il mio obiettivo era ben altro e mi dispiace solo per quello, però li ringrazio perché so che loro hanno capito quanto io tenevo alla Sampdoria e che sarei rimasto volentieri. Allora, la mia carriera è finita l'anno scorso con la vittoria del campionato con la mia Cremonese, perché se parliamo delle mie squadre me le sono tatuate anche, sono la Sampdoria e la Cremonese, quindi diciamo che ho vinto con la mia Cremonese il campionato e l'ho portata anche lei dove merita. E quindi ho lasciato il calcio, anche se avrei avuto un altro anno di contratto e quindi avrei potuto giocare ancora. E mi sono con la società, abbiamo deciso che farò l'allenatore degli under 16. Quindi inizia una mia nuova carriera, una mia nuova vita, una cosa che mi piace fare e che ho sempre pensato di fare quando avrei smesso di giocare. Io alla Sampdoria auguro sicuramente il massimo, quindi spero che raggiunga i più alti obiettivi, quindi spero possa addirittura migliorare il piazzamento che la mia Sampdoria nel 2009-2010 ha raggiunto, quindi l'augurio è sempre di raggiungere il massimo. Ha una garanzia che è un allenatore preparatissimo e bravissimo.